Questo è un problema, ha radici lontane secondo noi, non solamente diciamo la causa principale sono i mercati in questo momento che sono saliti. E noi stiamo cercando di risolverlo in due maniere. La prima è cercare di sfruttare quelle che sono le nuove partnership che ci devono essere tra asset manager e consulente finanziario. Faccio un esempio. Noi oggi al Salone abbiamo portato come ospite il dottor Cottarelli. Perché? Perché secondo noi è un tecnico che traduce in maniera semplice la situazione economica del paese. Questo cosa vuol dire? Dare degli strumenti al consulente finanziario che poi avrà degli spunti operativi per parlare con i propri clienti finali. Questo cerca di dare un'idea per uscire da quella fase di incertezza o almeno spiegare la situazione di incertezza con i possibili scenari che ci possono essere sul mercato. Questa era la prima. La seconda soluzione a cui noi stiamo lavorando è cercare di promuovere dei comparti SICA, per cui dei fondi obbligazionari a bassissima volatilità. Esattamente ciò che può essere sostituito, che può essere sostituto al deposito o conto corrente, per cui che facciano contenti noi, che facciano contenti il consulente finanziario e che diano un ritorno interessante al cliente finale. Queste sono le nostre due formule per il 2019. Adesso non voglio essere sempre positivo, però siamo in una fase in cui appunto stiamo cominciando a parlare di questo prodotto che ho appena detto, per cui si chiama Absolute Return Income, per cui è un prodotto obbligazionario a bassa volatilità. Per quanto riguarda invece chi ha un profilo di rischio un po' più alto, stiamo parlando di due soluzioni. Uno è un bilanciato americano, stile io lo chiamo anni 2000, per cui una componente di liquidità di fixed income e di equity, senza derivati, senza niente. Ancora una volta la facilità, la semplicità di questo prodotto la fa da padrona, perché fornisce al consulente finanziario una semplicità incredibile che può arrivare semplicemente al cliente finale che la capisce e che assume il rischio. Gli altri sono i comparti settoriali. Per cui, per quanto ci riguarda, noi abbiamo un comparto che si chiama Global Life Sciences, che è un comparto salute, per cui un comparto azionario, per cui sempre si parla di rischio più alto di quello che abbiamo parlato prima, però cerca di essere anticiclico, per cui smussare un po' quelle che sono le fasi laterali del mercato, comportarsi in maniera diversa di quello che il mercato azionario può dare in termini di rischio. Questi sono un po' quello a cui stiamo lavorando, abbiamo già lavorato nel 2018 e stiamo avendo le prime soddisfazioni e andremo avanti così nel 2019.